Alla fiera creativa non poteva mancare il mondo country e per questo siamo venuti nello stand Pezza e Colori in compagnia di Daniela. Ciao Daniela, ciao. Molto, ciao, molto bello il tuo stand, tanto grazie, colore, tante pezze, quindi tessuto ma anche tanto tanto colore. Sì. E tu ci insegnerai in questi pochi minuti a realizzare una piccola decorazione in stile country, sì, giusto? Quello che realizzeremo è questo visino su questa base di legno, sì, che è proprio la base del country, giusto? Sì, sì, diciamo che il legno è uno dei materiali più utilizzati in questa tecnica, è un materiale base. Quindi iniziamo, facci vedere, prego. Sì, cosa allora serve? Come la prima base? Cosa abbiamo la nostra sagoma che va prima di tutto levigata. Certo. Dobbiamo renderla liscia e facilmente lavorabile. Ok, siamo qua, sì? E così siamo a favore di camera. Con una carta abrasiva vado a levigare i bordi per togliere eventuali imperfezioni. Certo. E vado poi a levigare la parte che devo lavorare. Dipingere, sì. Vedo che stai utilizzando anche una carta abrasiva abbastanza grossa, proprio per... Sì, per eliminare eventuali, deve essere eventuali bello, sbavature. Bello liscio. Sì. A questo punto bisogna colorarla, giusto? Sì, il passaggio successivo è quello di dare le basi di colore. Quindi qui abbiamo già una base già fatta con le due parti principali che siamo andati a dipingere. Ecco, una colorazione piatta in questo caso. Sì, una colorazione piatta con colori acrilici. Con colori acrilici. Sì. Adesso inizia la parte più importante, la parte delle sfumature. Ci fai, sì, vedere bene come si fanno, sì, le sfumature? Allora, io utilizzo un pennello angolare, sì, e un mop. Ok. Pennello angolare per andare a stendere il colore sfumato. Certo, che è questo. Che è questo. E il mop per andare ulteriormente a sfumare la mia pennellata. Guardiamo sì, subito come si realizza. Quindi prendiamo i colori. Prendiamo il colore. Lo sbattiamo per bene. Sì, sì, deve essere bello miscelato. E lo metti... Questo è un foglio. Questo è un foglio di un blocco tavolozza. Ok, che serve per caricare il colore. Sì, è lucido, è liscio, mi permette di lavorare il colore sul pennello. Ok, iniziamo. Bagno il pennello. Quindi acqua normalissima. Acqua pulita, normalissima. Servono dei medium particolari? No, io non ne utilizzo. Tu non ne utilizzi. A bagno bene punto il pennello, lo asciugo leggermente. Sì. E intingo la punta del mio pennello nel colore. Sì. Creandomi un triangolino di colore in questo modo. Certo. Poi vado a passare il pennello avanti e indietro sulla mia tavolozza. In questo modo vado a distribuire il colore dalla punta verso la fine delle setole del pennello. Vedo che stai usando un pennello abbastanza largo. Sì, perché questo mi permette di avere una sfumatura abbastanza ampia. Ho capito. A questo punto vado dove devo andare a creare la mia ombra. Ah, quindi proprio ti trascini, sì, un pochino di colore, sì, e c'è anche, sì, molta acqua, devo c'è dire. C'è anche dell'acqua, alla fine avrò solo acqua pulita. Poi con il mop vado a picchiettare l'area che ho dipinto. A togliere un po' anche l'eccesso in un, sì, certo senso. Tolgo l'eccesso, sfumo se la pennellata magari è troppo intensa. E a questo punto la mia pennellata è finita. Perfetto. E posso procedere con il resto. E all'interno si fa, perché qua logicamente tu ci hai fatto lo step finito. Certo. C'è tutta l'ombra e all'interno metti un po' di luce, sì, un po' di bianco. Sì, questo lo andiamo a caricare a secco, quindi utilizzeremo un pennello asciutto e andremo a creare questo alone centrale di luce. E si usa sempre questo tipo di pennello? Si usa un pennello tondo, può essere un pennello da stencil. Oh, okay. L'importante è che sia asciutto, quindi solo quindi colore, a secco. A questo punto, quando abbiamo realizzato tutta la nostra ombra, che è il primo passaggio, sì, dobbiamo poi trasferire la faccina. Certo, andiamo ad aggiungere tutti i dettagli. Come si fa? Allora, utilizziamo il disegno riportato preferibilmente su carta da lucido, certo, perché questo mi permette di riposizionare il disegno sulla mia sagoma. Questo è un disegno di? Questo è un disegno di un'artista americana che si chiama Sharon Chin.
Beh, devo dire che è molto romantico e molto bello. Quindi nel tuo stand si possono trovare anche i libri, giusto? Libri e cartamodelli di artiste italiane e straniere, sì. Serve della carta? Utilizziamo della carta grafite, una carta che mi permette di trasferire il disegno perfettamente senza sporcare. Okay. Adesso ci fai solo magari un piccolo cuoricino, sì. Con un bulino vado a, lo uso come se fosse una matita, certo. E vado a tracciare le linee che mi interessano. Anche i piccoli particolari, adesso, vengono fatti dopo. In questo caso andiamo a colorare un cuore, ci basta il contorno del cuore. Ho capito. Ecco qua, lo ripassiamo bene e rimane un tratto leggerissimo. Sì, rimane un tratto abbastanza visibile. Leggero, visibile. Però visibile. Questa era bianca, quindi aveva proprio questa colorazione bianca, sì. Ma esistono anche esiste grigie. Anche grigia. Diciamo che qua abbiamo un fondo abbastanza scuro, quindi il chiaro risulta di più. A questo punto utilizziamo un colore. Un bel rosso Natale. Cosa prendiamo? Andiamo a cercare un pennellino più adatto per questo tipo di tecnica. Nel frattempo, eccolo qua, velocissima. Io volevo andare a scuriosare un po' il tuo stand, ci picchia. Dopo però lo facciamo. Dopo. Allora, utilizziamo un pennello che può essere piatto, può essere un Filbert. Sì. Lo inumidiamo leggermente, lo asciughiamo e prendiamo un po' di colore. Sì. E poi ribagni, si scarica. Ribagno, in questo caso vogliamo un cuore non troppo carico, quindi vado leggermente a diluire il colore. Sì. E poi vado a dare questa mia base. Quindi semplicemente si va a colorare. Se ne dà una o due di strati? Allora, spesso ne servono due. Io consiglio di fare una prima base, una prima mano, poi far asciugare e valutare se abbiamo già una copertura che è sufficiente o è meglio procedere con un secondo strato. Ho capito. Beh, devo dire che è molto bello. Poi quando farai il secondo strato si andranno anche qua a creare le sfumature, sì. Ecco, la parte della luce. Certo. Un solo trucco, la parte del contorno che è molto dettagliata, è proprio bella marrone. Con cosa si fa? Con un abiro? Il contorno. Sì, lo facciamo con un pennarello. Ecco, proprio un pennarello indelebile. Sì, un pennarello indelebile, l'importante è che sia indelebile perché poi certo. Quando andiamo a dare la finitura la potrebbe sbavare, se non sì, è indelebile. Sì, sì. E abbiamo punta una punta molto molto sottile. Quindi anche una mano molto molto ferma. Sì. Beh, Daniela, io ti ringrazio tantissimo. Grazie. Curiosiamo a te. Un attimino, certo. Velocemente il tuo stand. Mentre faccio i saluti, ricordando che la fiera creativa la possiamo trovare a Bergamo, a Bari e a Napoli e continuate a seguirci sulle nostre pagine Facebook e soprattutto sul nostro canale YouTube Creativa Channel. Un saluto, grazie ancora e alla prossima puntata.